Eccoci qua. Ora, dopo aver fatto alcuni binari dritti, il problema è fare gli incroci. Adesso farò una prova con questo cerchio qui, e l'idea è quella di utilizzare la dima che ho già fatto per fare i binari dritti, usando una fresa montata sul trapano a colonna, e praticamente procederemo come segue. Prenderemo quello che poi potrebbe diventare un binario, ma che a questo momento ho deciso sarà sacrificato sull'altare degli strumenti. Metteremo un binario di quelli già fatti, calibreremo la fresa, dopodiché questo dovrà stare così, calibreremo la fresa, dopodiché questo lo mettiamo da parte, fissiamo qui con questi tre buchi su questo qua, e a questo punto noi faremo una passata e faremo prima l'uno, poi lo gireremo, faremo l'altro, poi lo inclineremo ruotando sul penno centrale, zac e zac, e avremo fatto un incrocio. Più complicato a dirsi che a farsi. Certo, ci vuole pazienza, pazienza e attenzione. Adesso bisogna preparare la dima sul trapano a colonna, la fresa e tutto l'ambaradan. Ecco qua. Dopo una paziente opera di lineamento della dima e poi della fresa, anche in altezza, possiamo procedere a mettere la parte da segare, da fresare. Con la modifica ho messo questi due tacchi sotto, ma ho messo questi pigalletti in maniera tale che sarà molto più stabile durante il taglio. Durante la fresatura, pardon. Ecco. Adesso allento questi, giro e faremo da questa parte. E adesso andiamo. Parte dovremo segnare il famoso buco per i giuntori. Questa prima prova, molto brutta, abbiamo fatto un pezzo di immediato. Ecco, fatti i buchi, si
c'è un altro, mi pare, di finale da qualche parte, adesso non trovo. Comunque sì, abbiamo anche questi. Diciamo che funziona. E voilà. E questa, almeno come prima prova, può funzionare ancora. Ci sarà da fare il collaudo, poi vedremo a casa.